A grande richiesta, un classico della cucina casalinga, la tasca ripiena. Ciao a tutti e benvenuti su Razzo Food Experience. Proviamo un piatto che è un classico della cucina casalinga, la tasca ripiena. Grazie di avermi fatto sapere che questo piatto sarebbe piaciuto, per cui niente, lo faccio volentieri, anche perché è un piatto che io faccio spesso a casa. Questa è una preparazione che si può fare in umido, come farò io, o anche arrosto al forno, con un pezzo del vitello che si chiama spinacino o tasca, che è un pezzo triangolare che sta tra scamone e noce nel posteriore. Si può fare anche con la punta di petto, in questo caso invece di avere la classica forma triangolare si può fare invece con una forma diciamo più regolare. È un'altra carne che si presta perfettamente a questa preparazione. La sua caratteristica è che viene tagliato, per questo si chiama tasca, viene fatto taglio dentro cui si mette un ripieno. Per il ripieno si può usare tanta fantasia, si può usare la pancetta al posto del prosciutto, si può usare la carne macinata, si possono usare altre verdure insieme agli spinaci o senza gli spinaci, tipo i piselli, gli asparagi, si può usare la ricotta, insomma ci si può sbizzarrire. Ingredienti: una tasca, quindi uno spinacino già bello tagliato con il suo buco in mezzo, questo l'ho fatto fare dal macellaio ma si può fare anche da soli a casa, spinaci, prosciutto, parmigiano, uovo e della mollica di pane, in questo caso pane raffermo, qualche aroma tipo salvia, rosmarino, aglio, del sedano, carota, cipolla e del vino bianco. Per chi non l'avesse ancora fatto, questo è un buon momento per iscriversi al canale. Vi consiglio anche di iscrivervi alla mia newsletter domenicale, link in descrizione. Acqua leggermente salata, facciamo andare gli spinaci. Acqua che sta bollendo, direi che bastano un paio di minuti, non di più. Sono passati 2 minuti, pronti per gli spinaci, sono già stati sbollentati. Mettiamo in acqua fredda per fermare la cottura, adesso acqua e ghiaccio, recupero gli spinaci, faccio perdere un po' di acqua, appena appena, non devo strizzarli troppo. Ecco qua, mettiamo gli spinaci, con il mio bel trito di spinaci, prendiamo il fuoco, direi che saltiamo questi spinaci con un po' di olio, insaporiamo con un pochino di aglio, mettiamo che si scaldi un attimo, l'olio si è scaldato, l'aglio sta tirando fuori il suo sapore, ecco qua, facciamo saltare i nostri spinaci per 5 minuti direi. Direi che gli spinaci sono a posto, aggiusto un po' di sale, sono passati 5 minuti, mettiamo via l'aglio. Mettiamo i nostri spinaci a raffreddare. Io faccio la mollica abbastanza rafferma, a pezzettini. Metto tutti questi dadini nel mixer. Trito questo pane, questa mollica di pane raffermo. Il pane tritato. Taglio un po' il prosciutto, se avete del prosciutto più spesso potete mettere dei dadini e mettiamo tutto sempre nel mixer. Beh, visto che ci sono, ci aggiungo anche un paio di foglie di salvia. Ok, completiamo il ripieno, mollica di pane, prosciutto e salvia nella bowl, spinaci, parmigiano e uovo. Diamo una prima mescolata, ecco qui. Ok, impastiamo bene, vale la pena di usare le mani, io ci ho messo anche un guanto, non c'è bisogno di lavorarlo tanto, però almeno mischiamo bene tutti gli ingredienti. Vediamo se è giusto di sale, ecco qua, e mettiamo anche pepe. Ah, meglio s'abbondare quando è ficere. Wow! Ok, direi che siamo pronti per riempire la nostra tasca. Qui c'è un po' di pazienza. Usare anche un sac à poche. Allora, qui bisogna stare attenti
Chiaro che dobbiamo riempire, ma non dobbiamo esagerare, perché diciamo, il ripieno tende un po' a gonfiarsi, per cui rischiamo che quando chiudiamo la tasca, se è troppo piena, poi scoppia. Cercherò di mettere tutto il ripieno, cerchiamo di farlo andare fino in fondo. Avere un po' di pazienza, un po' di delicatezza, ricordiamoci che se buchiamo la carne poi tutto il nostro ripieno tenderà a uscire. Ecco, qui andiamo abbastanza bene. Siamo pronti per, diciamo, cucire l'apertura della nostra tasca. Io qui ho un ago da carne, cominciamo a fare un primo nodo, ok, e adesso cominciamo a fare la nostra cucitura. Facciamo una specie di nodo. Devo dire, la carne è così tenera che fare questa cucitura è veramente semplicissimo. Non vorrei fare punti troppo ravvicinati, però facendoli ravvicinati siamo tranquilli che poi il ripieno non uscirà. Beh, sono agli ultimi punti della chiusura della mia tasca. Non tiriamo mai troppo, perché sennò si straccia la carne, noi questo non lo vogliamo. E questo, adesso facciamo un bel nodo. Così. Tiriamo via lo spago superfluo. E adesso chiudiamo la nostra tasca come se fosse un bel arrosto. Facciamo un nodo. Perfetto. Cerchiamo di imbragare bene questa bella carne. Andiamo fino in fondo. Lo fermiamo bene. Lo imbraghiamo. Cioè lo leghiamo. Tac. Oh, naturalmente prima di rosolare la carne dobbiamo salarla, eh? È venuto il momento di rosolare la nostra carne prima di farla andare in umido. Lo facciamo rosolare con del burro chiarificato, che mantiene l'alta temperatura, e un pochino di olio extravergine d'oliva. Aspettiamo che il grasso vada in temperatura. Abbiamo superato i 140 gradi che sono necessari per fare la reazione di Maillard. Ok, copriamo per evitare gli schizzi. Facciamo rosolare 4-5 minuti per parte, almeno 4 minuti per parte. Pronto per girare. Attenzione, attenzione, attenzione. Bellissima. Ecco qui. Cerco di rosolare anche sul dorso. Direi che la carne ha ben rosolato. Ottimo per sfumare col vino bianco. Vediamo che evapori l'alcol, vediamo anche da questa parte, con un paio di minuti. Comunque la carne ha già ben rosolato, adesso facciamo prendere questo magnifico profumo. Ok, adesso teniamo un attimo la carne a riposare. Abbiamo ridotto a dadini, piuttosto grossolani, il sedano, la carota, la cipolla, e facciamo andare in quello che era rimasto nella padella. Ecco qua, un po' di rosmarino. Ecco, se si asciuga il soffritto mettiamo un po' di acqua. Sono passati 6-7 minuti in realtà, le nostre verdure hanno stufato bene. Rimettiamo la nostra tasca nella padella, facciamo andare un po' a fuoco alto, la giro almeno una volta. Ecco qui, se non l'avessi fatto in umido avrei potuto mettere tutto in una teglia, in forno, 200 gradi, 40 minuti, un'oretta. Però io preferisco farla in umido, perché a me interessa che tutta questa verdura che sto facendo stufare mi poi diventi la base della mia salsina. Si può usare dell'acqua in questo momento, io preferisco usare del brodo vegetale. Facciamo una cottura coprendo la tasca fino a metà di brodo vegetale. Allora, ha ripreso il bollore. A questo punto mettiamo il fuoco al minimo e
facciamo andare per un'oretta, in realtà di tanto in tanto controlliamo e irroriamo diciamo la tasca con il suo sughetto e magari la giriamo anche. È passato circa un quarto d'ora, vediamo come sta andando, direi che va bene. Ok, la giriamo, ecco qua, continuiamo la cottura. La facciamo andare un altro quarto d'ora e tra un quarto d'ora torniamo a rigirarla. La nostra tasca sta andando bene, sto irrorando con un po' di sughetto e tra un po' la giriamo un'altra volta. Passata circa un'ora, il profumo qui è inebriante, spegniamo, metterei la nostra tasca a riposare, farei un po' stringere il sughetto, adesso posso alzare un po' il fuoco, che abbiamo tenuto sempre al minimo durante la cottura della tasca. Possiamo levare i rametti di rosmarino e l'idea adesso è di far stringere questo meraviglioso sughino e di frullare tutto, e questo diventerà il nostro condimento. Il profumo è veramente importante. Come ricordate, qui dentro c'era stato il fondo, diciamo, di cottura della rosolatura della tasca, carota, sedano e cipolla. E naturalmente tutto quello che durante la cottura è fuoriuscito dalla carne e che ha chiaramente irrorato e dato sapore a questo sughino. Aspettiamo, direi, un 5 minuti. Nel frattempo la carne riposa. Intanto che il sughino si restringe, noi leviamo l'imbragatura di questa tasca. Beh, ci siamo quasi, eh? Direi che ci vogliono ancora un paio di minuti per stringerlo ancora un po'. Vediamo come siamo messi. Perfetto. Fatto stringere la nostra salsa, che adesso mettiamo a frullare. Cercheremo di fare una cremina. Ottimo! Carne tenerissima. Pronti per assaggiare. Davide! Eccomi, oggi entro armato anche col coltello. Beh, wow! Guarda, tasca ripiena. Mamma, il piatto della festa! Piatto di domenica. Dai, sì. Vediamo com'è venuto, dai. Bello come al solito, sembra bello. Poi tu hai l'abitudine di farli anche buoni, quindi diciamo. Adesso che... vediamo. Questa è l'assassina, eh? Sì, che vedo che è una bella consistenza. Che incoraggio a utilizzare. Ah, che buona. La salsina mondiale. Mi si è raffreddato un po' la carne, per me, ma buonissima. Gran ripieno, grande tasca. Guarda, nel ripieno ci ho messo degli spinaci, prosciutto cotto, sì, parmigiano, uovo, mollica di pane e salvia. La carne è tenerissima. C'è lo spinacino e il vitello, pezzo molto tenero, molto magro anche. Bisogna stare attenti che non si asciughi. Invece all'interno ha una bella umidità e questo te lo rende bello masticabile. Non è che buono, eh? Invece io trovo che sia spettacolare la salsina. La salsina fatta di verdure è una cosa... è veramente eccezionale. Questa sta in frigo 2 o 3 giorni. Tutta la salsina che avanza ti conviene sempre tenersela da parte e poi quando, man mano che fai le fette, ce la metti su. Temo che non durerà 3 giorni in frigo. Cioè, questo è un piatto che sta benissimo con le patate al forno. Come no? E se proprio vuoi stare un pochino più leggero, pensa anche un'insalata, qui ci sta benissimo. Certo, bella fresca, come no? Bene, Orazio, con questo piatto della festa cosa ci beviamo? Ma guarda, magari un vino della festa. Certo. Beh, questo è un grado, piatto che è in grado di reggere grandi vini. Come no? Pensa a un bel taglio bordolese, un Cabernet Sauvignon, questo tipo di vini. Un super Tuscan, magari della zona di Bolgheri, per esempio. Qui si può anche, visto che comunque è un piatto che ti lascia il palato con grande salivazione, secondo me, perché ti lascia la culina in bocca questo piatto, sì, qua, anche con un vino di un bel tannino, quindi un Barolo, sì, pensa a un Taurasi anche. Che no? Si può arrivare fino lì. Se il video vi è piaciuto, cliccate like. Vi suggerisco di dare uno sguardo a tutti gli altri video presenti sul canale. E non dimenticate di condividere il video con i vostri amici.
Ciao e alla prossima!